Eccoci qui, siamo in diretta nuovamente, ci siamo visti poco fa, ma io ho fatto giusto un saluto e adesso sono anche in graziosa compagnia. Pasquale, insomma, calmati, sei in diretta Facebook, lo so che tu sei abituato e ti sei riposato dalla Gran Fondo? Beh, ti vedo in forma, ma qui non si pedala, perché lo sapete, Pasquale è la nostra mascotte qui a Cattolica, molto conosciuta, della Gran Fondo Squali, che si è disputata qualche settimana fa Vincenzo Nibali fra i nostri corridori, ma è anche diventata una mascotte speciale di quest'anno per i campionati nazionali di ginnastica artistica che si stanno disputando proprio qui alle nostre spalle e che tra poco vi porteremo a vedere. Sarà proprio Pasquale a mostrarvi un po' delle novità. Ma quest'oggi c'è stata una grande sorpresa, infatti Lara Mori è qui tra noi e tra poco avrà un'intervista di quelle speciali, perché non sarò io ad intervistarla, ma lo vedremo dopo. Intanto ci sono dei disturbatori, ma su, il mio operatore fa una faccia brutta, ma non si fa, qui è pieno di gente operatore e quindi le facce brutte a volte ci sono, ma noi in diretta salutiamo sempre, vero Pasquale? E siamo sempre con il sorriso, guardate qui che sorriso da pesce e cane. Adesso Pasquale, senti, prima dell'intervista, cosa ne dici di portare i nostri amici che ci stanno seguendo su WISP Nazionale un po' in giro? Dai, seguite Pasquale. Vediamo, da questa parte Pasquale. Guardate che straordinario campo gara c'è qui al Palazzetto dello Sport di Cattolica. Pasquale. Ma che cosa fai? È terminato il volteggio? Benissimo, quindi termina qui anche questa gara. Come ho già detto prima, pronte le ginnaste del turno precedente, le ginnaste di seconda junior 2005, seconda junior 2007-2010, così come le ginnaste che hanno appena terminato la gara si devono accodare al gruppo precedente, pronte per la sfilata della premiazione. Tutte le ginnaste che hanno appena terminato la gara, pronte per lui vi aspetta lì, premiazione. Ma voi fate un giro. Thank you.
coreografia della Venezione, chiedo la collaborazione a qualche altro giudice per consegnare le medaglie. Ancora qualche istante, appena tutte saranno state premiate, leggeremo le classifiche. Eccoci qui. Vi è piaciuto il giretto? Sicuramente sì, adesso noi ci giriamo così vedete il campo gara. Ma non vedete solo il campo gara, non vedete solo me e Pasquale, ma vicino a noi c'è Lara Mori, che avete visto prima esibirsi, e non solo. Vicino a lei ci sono le giovani atlete che hanno preparato delle domande per te, Lara. Non so quante saranno, tipo 100, 150, hai tempo tanto, giusto? Io no, Pasquale, non si fa questo davanti a una ragazza, insomma, sii cortese, fai il bacio a mano. Bravo, bravo, molto gentile, molto gentile. Allora, ragazzi, immagino l'emozione. La mamma mi ha raccontato che stamattina una bambina aveva paura di toccare, non sapeva se poteva toccare o no, però alla fine ha toccato, giusto? E quindi sentiamo un po' le domande. Mi raccomando, una bella voce, perché dalla diretta ci vogliono sentire. Sabato solo la mattina. E quante ore fai? Mi alleno 2 ore e mezza la mattina e 3 ore e mezza il pomeriggio. Quali le misure? Molto. Diciamo che piano piano vado avanti con gli allenamenti, cerco sempre di migliorare i miei esercizi, quindi non ne ho uno preciso, ma cerco sempre di migliorarlo. E ora sì. Cosa provi quando i tuoi fan ti chiedono di fare le cose? Sono
molto contenta perché comunque mi fa piacere sapermi avere accanto persone che mi vogliono bene e mi sostengono. Scusate, ma con le dirette è sempre così, bisogna seguire, bisogna guardare, quindi siccome non ero io in diretta, io seguivo la diretta da un'altra parte, ma ero sempre qui con voi, io vi seguo sempre insieme a Pasquale. Vi ricordiamo che domani c'è la terza giornata e noi saremo nuovamente in diretta con due appuntamenti. Tranquillo, tu sei solo la sera però, lo sappiamo che il giorno sei a caccia di sardine, lo sappiamo, e di ciclisti, lo sappiamo anche di ciclisti, e quindi vi aspettiamo domani sempre qui dal palazzetto dello sport di Cattolica, sempre qui con i campionati nazionali. Ancora un grazie a te che grazie sei venuta a, trovarci, e speriamo che la Romagna insomma ti sia piaciuta e ti abbia accolto bene. Grazie alle piccole atlete e grazie a voi che ci avete seguito. Ciao, ciao. E se ti copri la bocca non ti vedo. Le premiazioni, vuoi fare un giro nelle premiazioni? Va bene, dai, vieni, vieni, basta chiedere, però ho chiuso. No, è stato chiuso. Prego, prego. E con la classificata, 14:50, Giulia Veropoli, Montelupo. E prima alle parallele con punti 14:70 Sara Marrucci Rosignano. Bravissime, il nastro a posto, attrezzo grave. Abbiamo un pari merito al terzo posto, due ginnaste con 14:30, Simona Arianna Tinaru, Grugliasco e Martina Massio, Castello Verde. Prende la medaglia di terza classificata. No, oh no! Al secondo posto con 14:35, Giulia Garofoli, Montelupo. Abbiamo fatto una figuraccia terrificante. C'è una vasca di fiori, non ce l'abbiamo data. Pensavo li avessi mangiati tutti Pasquale, ma invece no. C'è le ragazze ci tengono, i fiori per Lara, non li abbiamo dati, che minaccia, Pasquale è colpa tua. Grazie. Non si mangiano questi, Bene, allora un applauso fa noi qui. Grazie mille di essere stata con noi. Adesso ti liberiamo questa prima di mettersi sul secondo gradino del podio, perché allo stesso noi vi sentiamo e vi aspettiamo domani con tantissimo posto.